Buonasera ragazzi, eccoci. Siete Buonasera, ciao a tutti. Sì, pronti per un adrenaline shot? noi sì, te non lo so. Oddio, in effetti potrebbe venirmi un colpo a stare più proprio qui davanti a questo schermo. Quindi dobbiamo partire per fare il finale classico, giusto? Ok, perfetto. Vediamo se mi ricordo come si faceva. Pare che bisogna andare a gemelli cenere. Parrebbe di Forse. sì, Forse. pare bene. Gemello braci e gemello cenere. Ragazzi, ragazzi. Qui si fanno sentire il trauma. Sì, esatto, il PTSD è potente in me in questo momento. Esatto. Ho una barzelletta in canna, ma voglio aspettare la Fedi. Lo diceva. Lo diceva Zhang. Ah, Ragazzi, eccolo, sì, l'ho letto. diceva, ho scoperto di avere topi alieni nel frigo, vedo i cerchi nel grana. Oddio. Questo è alquanto problematico, eh. Molto brutta, Brutto devo segno, dire. eh. O forse deve contattare Sì. uno psicanalista. Oppure i topi veramente sono. Che io adesso mi immagino i topi alieni che fanno i cerchi nel grana. No, Questa cosa non va bene. no. Lede un po' la sanità mentale. Tipo i topi verdini con gli occhi enormi. Porini. Oh Ellie, ma ci sei anche te? Non l'avevo visto. Ma Olex, ciao. Davis Dog, eccolo. Ciao. Buonasera a tutti, Ciao ragazzi. Alex, come stai? Sono la Federica, non so se mi riconoscerà la voce. Allora, bisogna aspettare che spunti la torre, no? Era così, no? Giusto? Sì. Aspetta, che torre? Ah, sì, è vero, sì. Quindi addirittura Sì, nel sono loop. io. Ciao. Il loop? Io. Esattamente lei. Nel loop, in realtà, per finirlo ci vuole anche meno tempo. Perché devi aspettare il momento in cui spunta la torre. Per cui, in realtà, non sono 21 minuti, saranno tipo 18, 17. Un quarto d'ora. Quindi, cioè, pensare che tu puoi fare il finale in un quarto d'ora è abbastanza. Assurdo. Sì. Beh, ha senso comunque. Sì, non c'è nulla di insensato in questo gioco. Se vuoi, intanto possiamo andare al sole a provare a entrare sulla stazione solare. Vai, vai. Per No, 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 scherzo, me non c'è scherzo. problema. Scherzo, scherzo. Divertiti un po', comunque te la fanno sudare, però quanto ne vale la pena? Porca puttana, uno dei momenti più intensi del gioco, eh? Sbaglio? Dai, bellissimo. Eh sì. Sono cose trama grosse lì, cioè sono quelle più, no, Sì. impattanti, che c'erano due fazioni, no? Si erano create anche nei Nomai, giusto? Ah sì, è quando Eh sì, sì, si ora non mi scopre che ricordo sono quelli che. d'accordo con lo sfruttare il sole e quelli non Sì. d'accordo. C'erano proprio integralisti Nomai, che cioè, sono tutti rispettosi, però c'erano quelli proprio max level, che non volevano assolutamente fare un progetto che sfruttasse l'energia del sole. Mentre un altro che era d'accordo, insomma, ecco. Pensavano più alla scienza, diciamo. Cioè, il figlio giustifica i mezzi, ecco. Esattamente. Voleva tanto però, che spuntava sta roba. Ci voleva tanto. Ah, sì, perché noi per farlo skippavamo i primi minuti, avevamo fatto un calcolo. Ora vattene a ricordare qual era. Questo è il sole, questo è il primo step. Ok, possiamo metterci qua. Quindi potremmo andare. Ah no, il sole è l'unico che non va, vero? Ci devi andare manualmente. Sì. Bastardi. Bastardi.
È l'unico che non va, e poi dovrebbe essere quello che va più di tutti. col cavolo. Mi sto scaricando adesso Discord, in caso mai mi unisco a voi. A voi e a te. Il Discord è Yes. sempre aperto. Chi si vuole unire in chat, vocale, fa piacere. Ma Teo c'è? Teo? Batti un colpo se ci sei. Sì, credo sia in chat e suppongo se è libero si unisce insomma dopo per fare Emblem. Ah, ok. You're not Alexander! Alexander! Oddio ragazzi, domani God, eh? Domani saremo Alexander di nuovo, finalmente. Sei bravo a parole, ma con i pugni come te la cavi? Domani vediamo come la cavo, pugni. Per adesso bene. Il primo boss buttato giù alla prima. Cioè, forse il secondo, perché prima c'erano i signori che hanno perso gli Zebedei in guerra, però. Diciamo, il primo vero boss l'abbiamo conciato per le feste. Madonna, si toccava aspettare tanto, Ma toccava aspettare tanto, me lo ricordo, perché comunque, cioè, si doveva svuotare quasi completamente, anzi, completamente. non completamente, ma un bel po', sì. Tanto la riconosco la torre che è bruciata nella mia memoria. I miei traumi. Stampata indelebile. Sì. Madonna che gioco. Cioè, ti Io. rendi conto che è finito? Stavolta non c'è Proprio. veramente più nessun content di questo gioco, sì. E Non c'è niente. poi manco dire che lo giochi, che è un gioco che. Cioè, si fa solo una volta. Cioè, No, no. Sì. tanto quando sai come fare il finale. Hai raggiunto il tuo apice. Cioè, anche se giochi dopo tanti anni, sai tutto. Ormai sai tutto. Cioè, la Sì. scoperta tua l'hai fatta, è stata quella volta. È finita lì. Beh. Beh, come la trama, effettivamente. Mi auguro che possa dare ispirazione a altri giochi che non usano, magari, cioè, che non saranno identici, però magari possa. Dargli ispirazione nel creare altri giochi che abbiano grande cuore e abbiano una componente di come si dice? Una componente che dà importanza al tuo ragionamento, ecco. Come questo gioco fa. Yo, Canon! Ciao Ale. Eccolo! Come se non ci fossimo sentiti tipo 5 minuti fa. E quanto Quanto tempo, Ale? tempo? Praticamente sì, toccava aspettare che si svuota. No, non mi ricordavo questa cosa, ragazzi. Però ormai non possiamo permetterci di sbagliare, quindi parleremo finché non sarà momento. Saremo bravi a parole, tranquilli. I pugni non servono, però. No. Per niente. Non c'è un singolo atto Solo di sangue freddo. violenza che puoi fare in questo gioco, praticamente. No. Se non a te stesso, ecco, un po', forse. A te stesso sì, tanta. Vabbè, A te stesso, sì. l'apice è stato il DLC dove ti volontariamente suicidi per poter Assurdo. attivare, per poter passare un punto, eh. Ecco, se devo dare un difetto su questa cosa, l'unica cosa che un pochino storceva, perché se ci pensi realisticamente, anche se sei nel loop, darti fuoco volontariamente non è una cosa che fai proprio così con lo schiocco di dita, ecco.
No, per niente, però pur di arrivare alla verità, secondo me il nostro Sassolino lo farebbe. Ma Yara, però pensi una morte veramente atroce. Ma tanto è già morto in mille modi diversi, cioè tipo sul sole ti sei bruciato un sacco di volte. Disgregato completamente. Fuso. Madonna. Che traumi, ragazzi, sto gioco. Ragazzi, adesso per farvi un piccolo recap faremo il finale del gioco. Base, come da titolo. E avremo qualche piccolo extra nella nostra Vediamo finale. se è cambiato qualcosa. Ecco. Esatto. Minchia, è lunga, eh? Mi sembra che ci siamo quasi, no? Qual era? Era quello col tetto rotto, no? Ma forse ci siamo in realtà, eh? È questa qua, sì. Ok, ce la faremo al primo tentativo? Questa è la vera domanda. Brava. È esattamente questa la vera domanda. Perché ci sono non pochi ostacoli, devo dire. No, no, esatto. Ah, tra l'altro, bro, aspetta, la password. Quale password? Non c'era da mettere tipo sulla nave un codice, eh? O no? Oddio. Mi sa di sì! Coso legnoso? No, no, alla nave quella là per andare sull'occhio. Quelle Ah! che le coordinate. Non ce l'abbiamo! Non abbiamo più il save. Eccole, aspetta, ci sto, ci sto. Oddio, carino, uno sulle tatuate. Ma... Bro, te le mando. Vai. Eccoci. Ma come faccio a impostarle sulla nave? Non mi ricordo. Ma aspetta, senza save non ci abbiamo Solanum? Sì, l'abbiamo incontrata. Sì, Non abbiamo sono... incontrato gli altri. Esatto. Quindi? Si può fare lo stesso? Penso di sì. Sarà meno poetico, ma penso di sì. Ok. Si è aperto? No. Che dovevo fare per aprirlo? Ah, la pallina, giusto. Sì. Oh, che bellezza. Eccoci. Per unirti alla chat, devi entrare nel gruppo. Dopo, semmai, mandiamo l'invito. Sì, guarda, finiamo Non questa so se ci sei parte. già. Tanto ci mettiamo un Ok. attimo. E ti invitiamo così facciamo Fire Emblem insieme. Aspetta, eh. Che succede? Oddio, mi era I bucato cactus. i cactus mortali. Dov'è la nave? Ok, ragazzi, finale. Riusciremo a ritrovare la nave anche senza tutto quanto? Sentire la Oh. musica? Mamma Cazzo. mia. Mamma che bella. Devastante. Ragazzi. Abbiamo il nucleo, ragazzi. Vediamo
il destino dell'universo in mano. Già. Ora pronte al trauma, ragazzi. Parte 2 del trauma. Ragazzi, io penso che mi stava venendo un attacco cardiaco la prima volta che ho tentato sto finale. Stavo male proprio. Cioè, poi questa musica ti fomenta tantissimo, eh. Mamma mia. Cioè, la conoscenza. Cioè, proprio ti dice. Vai, vai. No, no, dimmi, dimmi. No, dicevo, ti dice ora o mai più. Cioè, hai solamente questa possibilità. Esatto. Allora, aspetta, quindi mi hai mandato la posizione, ma come faccio a impostarla? No, no, quello là dopo sulla nave, ti ricordi? Cioè, tu devi adesso su Rovo Oscuro devi arrivare, infatti sarà un bel casino. Devi arrivare alla nave, quella dei Numai. Sì. Che è rimasta su Rovo Oscuro. Sì, come si fa a trovare senza il codice, però? Dark Bramble, how to find mother ship. Il codice lo devi mettere una volta dentro la nave. Capito? Ora mi ricordo, sì, sì, sì. How to find the vessel, giusto? Si chiama la nave, no? Sì, sì, il vassello. Il vascello. Vassello, vassello. Aspettate, perché sennò si muore, ragazzi, semplicemente. Solo un secondo e guardo come si fa a localizzarlo se non l'hai precedentemente incontrato, insomma, ecco. Ah, già, è vero. Entri. Credo devi seguire quello rosso, però vediamo se mi ricordo bene. Devi mettere il microfono. Devi cercare... Distress Beacon. Però quello rosso... ti fa arrivare le uova, ti ricordi? Eh? Infatti sta vedendo che non è così. Devi seguire... E dopo mi sa che devi andare a destra, forse. È che è totalmente a caso. Capito qual è il problema? Distress Beacon. Tu devi usare il microfono sulle luci, semplicemente. Comunque okay. il rospo non ti attacca se non dai gas, eh? Perché c'è... Esatto. Non devi dare, sì, gas, semplicemente. Zero. Però devi arrivare abbastanza veloce da farti... Ah no, però tu puoi andare avanti. Se ti sei dato la spinta prima, sì. Mm-mm. Però mentre ci sei vicino non... E dopo al massimo esci dalla navicella. Sì. Il rospo. Muoio. Ok. Sì, vabbè, ma ho capito. Non credo che se vado avanti guardo di più. Vedo di più. Ecco. Distress Beacon. E dopo parlano 3 ore, saliste scale. E niente, sì, devi seguire le lucettine. Aspetta, eh? Ok. Quando tu arrivi al Distress Beacon, ci devi sparare la sonda dentro. Mm.
Parte la musichina col piano. Oh. Mamma mia. Abbastanza distruttivo. E adesso c'hai il duplicate signal sul rosso. E lo devi seguire. Esatto, ok. Ci riusciremo mai, ragazzi, ve lo dico. No. Altro, ma è difficile. Perché questo è uno step che fai solo una volta prima che tu vai a fare il finale. Cioè di andare a visitare la nave. Vediamo, lui non dà gas, eh? Sta dando gas, sta passando vicinissimo al pesce. Oddio che panico. Cioè sono calmo soltanto perché non sto giocando io. Si sta passando il problema davanti. Che adesso ti tocca. Eh sì, sta passando avanti i loro denti praticamente. Ma sono carini, sono delle rane pescatrici. Sì sì, per te è facile dirlo che non hai dovuto guidare in mezz'ora. <d'ora. ride> Sì, c'è una prospettiva troppo, mi sembra troppo comoda per dire questa cosa. Non è colpa mia se non so guidare. Scusate, ma devo vedere che... Cioè, almeno... Sì, sì, devi arrivare... Tu devi arrivare alle uova, sì. Ma dopo dalle uova... Esatto, poi mi sa che devi andare a destra. Possibile, Io credo che se tu non hai messo lo scout, non è destra, non sia una locazione funzionante. Ok. Perché c'è più di una luce, se non mi sbaglio, e basta che sbagli e sono cazzi tuoi. Ragazzi, le possibilità che riusciamo a fare questa cosa sono abbastanza infinitesimali, mi sa. La vedo? Aspetta, però se ci chiappi la trovi subito. Sì, se ci chiappi la trovi subito. Potremmo anche fare la pazzia di andare verso la luce rossa. Vogliamo provare così? E andare a caso? Sì. Perché ci metteremmo troppo ad andare al pezzo lì dove c'è la radice, tirarci lo scout. Ci metteremmo veramente troppo. È vero, ci manca quel pezzo. Ti ho detto, è uno step che tu fai prima. E adesso tu metteresti il target direttamente alla nave se hai fatto quello step, capisci? Comunque il rosso... Ok. Il rosso non è uova. Che è sto suono? Oddio! Ok. Ok, allora io sto passando in mezzo a due di questi cosi. Non sto dando gas, però non so se lo tocco la coda... Ok. Non sto dando gas. Io non sto dando gas. Mamma mia. Io non sto dando gas. Io non sto facendo. Non esisto, non ci sono. Esatto. Ma infatti qua non è il problema del gas. Io ho sempre l'ansia che magari con la navicella le urti, capito? Esatto. Io credo che se tocchi la codina, insomma. Ora però quant'è la distanza che io posso iniziare a dare un po' di gas? Vabbè, sto provando, lo sto dando a uno. Ok, vedo le uova. Vedi che sono due luci? Porca bestia. Sono due. Esatto, certo. Qual è quella giusta delle due? Bro. Vai a destra. Io? Vamoci. Destra? Tu quale ti ricordi? Dal filmato mi sembrava a sinistra, però se tu ti ricordi di destra mi fido. Allora vai, no, vai a sinistra. Ma vai mi sembrava a sinistra, allora. Aspetta, riguardo il filmato, perché noi qui ragazzi è come se abbiamo messo in gioco la nostra vita. Aspetta. Allora. Vai, se hai visto il filmato sarà a sinistra. Filmato, mi sembra che nessuna delle due? Nessuna delle due. Ma sarà... No, aspetta, sarà nessuna delle due. Prospettiva diversa. Nessuna delle due, porco Dio. Sarà su una prospettiva diversa. È in mezzo. No. Quindi non devi seguire le luci? No. In teoria era qua in mezzo. O è giusto quello lì? Perché non vedo niente ora. Boh, possiamo imparare a entrarci.
Perché non vedo altri però, eh. Uno era un pesce. Quindi si riducono a uno. Dai, prova a entrarci, ragazzi. Ma l'ansia. Immensa. Schiacciante, direi. È giusto? Sarà giusto? Non Non lo capisco. so. Tu in caso non dare gas, però. Perché sono ora pieno di loro, vero? Io ho paura che se luci sono loro, capito? E ora? Vedo niente. Non dovremmo essere a nave ora. Aspetta. È questa? Mi sembra troppo lontana, però. No, ci manca qualcosa, raga. Tu dici che senza lanciare lo scout prima non te la fa trovare? Ho questa paura. Allora, c'erano due luci. Una era la rana. E una era un altro Sì, posto. era il vascello. Quindi in teoria era giusto. Però non, invece non era giusto per qualche motivo. Ho partito il video? Sì. Non era giusto. E quindi adesso come facciamo a trovarla? Stiamo andando in loop. Già, ma non ci sono più le luci rosse? Eh no, perché No. siamo entrati in modalità nella profondità siamo. Perché questo posto è quantico. Si torna indietro invece di andare avanti. Posso provare? Non vedo un cazzo. Da dove siamo venuti? Oddio, è terrificante sto posto. Questo pianeta malevolo, quanto può essere bastardo. Non trovo da dove siamo venuti. Ma C'è un cazzo. che più che mai noi non abbiamo la frequenza del distress signal. Anche volendo. Da. E comunque quello serve soltanto per mettere la sonda sulla vera nave. Ora sono due luci. Proviamo a scompare. Proviamo ad andare verso quella che è scomparsa. Che Sento, Oh. è? No. Tanto era appena finito il loop, ragazzi. Siamo vivi ancora? Ah già, ma se sei dentro la navicella mi sa che non muori. A meno che, ovviamente. Però, ecco, almeno non abbiamo data vinta a queste merde di pescatrici. No. Non c'è più vita! La Feri non mi pare molto convinta, però ok, si è convinta subito. E adesso? Bellissimo, oh Alex, ma tu non hai visto niente ancora di questo gioco, cioè ancora, purtroppo l'abbiamo finito, però è veramente in una chicca. Aspetta, ti mando il limite al canale.
Allora. Non lo conosco nemmeno. Non saprei nemmeno come spiegartelo, tra l'altro. Tosta. Sei un avventuriero dello spazio, ecco, diciamo così. Beh, molto riduttivo. Sì, mandato un invito. Io. Eccoci, perfetto. Adesso ci dovresti sentire, puoi seguire lo stream se vuoi in tempo reale. Io. Vediamo se si collega anche Xbox, così forse parlo meglio con da lì. Perfetto. Vediamo come Raga. faccio a farlo. Vediamo. Possiamo provare. Però come facciamo a capire il distress signal dov'è? Ma non devi. Scusa, vai su. Perché tu non hai la frequenza dei nomai, è quello il problema? Sì, devo andare su. Era su un pianeta, no? Su questo, mi sembra. Il nostro? No, era su. Forse sotto il ghiacciaio. Oppure da qua, semplicemente. Girl. Da qui. No, non ho capito. No, il tuo pianeta. Ah, da qua Cioè. lanci lo scout, però. Da qua lanci lo scout, però. Va bene lo stesso. Sì? Sì. Vediamo dove va a finire. Se va a finire sulla navicella di salvataggio è già sufficiente. Vediamo dove va. Ah! No, qua vada. Oddio. Va a finire Dal tutto. sull'accampamento, sì. Però dall'accampamento tu puoi arrivare a questa nave, no? Vai io. Oddio, non mi ricordo. Proviamo. Sì. In teoria abbiamo quasi il tempo di far tutto. Aspetta, eh. Ok. Ah, mi dici che sei da Xbox. Allora sì, l'ho collegato bene, allora. Dai, bene, bene, bene. Non sapevo nemmeno che c'era Discord su Xbox. Ma l'ho scoperto da poco, sinceramente, da 2 mesetti quasi, di Discord. Top. Quindi adesso Discord guardo della sul cellulare scuola. e parlo da Xbox. Bene, perfetto. Oh, grande anch'io, sono dal computer e col telefono sulla live. Perfetto. Sì, se seguite lo stream Ma da. mi si sente bene? Sì. Sì. Ho preso da poco i nuovi auricolari, quindi e provare Sì, perfettamente ti allora. sente bene. Sì. Sì, ti si sente molto bene. Almeno Bene, bene, bene. fai una prova anche eventualmente per i tuoi stream, insomma. Se li farò, naturalmente. Prova la capture card, se vedi che dà Intanto domani mi arriva. problematiche, sì, se vedi che dà problemi la rimandi, semplicemente. Dici. Vabbè, rimandare, non sono capace di rimandare, tanto T'aiuto io, quello t'aiuto deve essere capace io a usarlo più che altro. io. Ci sta. Allora, Perché abbiamo tre semmai luci domani qua. devo fare una registrazione di Resident Evil 5. Top. Ci sono tre segnali, girl. Come facciamo? Ne scelgo Tu. Sempre a sinistra. In fondo a sinistra come i bagni nei ristoranti. In A posto. ristoranti, esatto. In effetti ho Io mi preso quella fido. sinistra dei tre, Esatto. eh. O è la destra? Non mi ricordo. No, sai che è la destra. No, a sinistra, mi sa. Oddio. Ah, ok, siamo arrivati All'accampamento. all'accampamento. Nell'accampamento c'era toccava seguire delle lucette. Sì. Oppure Però arrivavi. Ti ricordi che arrivavi.
tipo dove c'era la medusa morta, la medusa di profondo. Sì. E allora non va bene. Eh no, lì non c'è infatti la nave. E come facciamo a trovare il... Dove sta Ah, si sente un po' di eco da te? Abbassa un pochino, Alex. No, ho abbassato il volume perché ho staccato l'auricolare al telefono. Ah. Ok. Aspetta, eh. No, E ma ci deve essere una soluzione. Io no, lo parcheggio qua. cerco. Parcheggino tattico. Allora, aspetta. O cerchi tipo come fare subito il finale. Semplicemente. Vediamo se ora va a finire sulla navicella, per caso. Eh no, torna qua. Ritorna qua. Non so, devo andare su internet, ragazzi. Perché qua dice appunto che lo puoi fare solamente se c'hai la conoscenza, capito? C'è uno che fa lo spe la speedrun. Però io penso che Dark lui abbia Bramble, Otherwise Speedrunning Tutorial. Ci sarà un metodo che ti permette di skippare tutto ciò, non te lo fa capire qualcosa. Ok. Più che altro, cioè, non so se appunto lo puoi fare solamente una volta finito il gioco e una volta avute tutte le informazioni. No, certo che no. Assolutamente no. Ok. Devi andare verso il rosso. E ok, trovi le uova. Scusate, se mi date un secondo dovrei riuscire. Se tu entri a tutta velocità, poi non dai gas e superi i pesci. Ok. E continui ad andare verso il rosso. Ora devi trovare il vessel. C'è un triangolo con tre luci bianche attorno. C'è un triangolo con tre luci bianche attorno a quella rossa. Ok, vedrai tre luci bianche attorno alla rossa. Ok. Il vessel è nel lato più lungo del triangolo. In che senso? Visto, c'è il lato basso, il lato sinistro e il lato destra del triangolo, no? Se tu ti Ma in quale connetti, angolo? no, nessun angolo, a metà di uno dei lati, Ah. cioè non è nessuna delle tre luci il vessel. Vabbè, impossibile trovarlo praticamente, scusami, eh. Senza l'affare, sì. Però, se tu sai questa cosa, tiri dritto, vedrai che c'è una di quelle entrate dove sottolineate dalla luce, senza la luce. Quindi adesso, in realtà, Ah, ok, quindi devi entrare è una in cosa quel fisica, posto. non dipende da nessuna conoscenza, capito?
c'è sempre stato, c'è sempre. E ovviamente hanno lasciato, tra virgolette, c'è una metodologia per farlo assolutamente senza nessun target, suono né niente. Però per sicurezza lo finisco di guardare un attimo. Però mi sembra che adesso si troverà la nave davanti, se ho capito bene. Ok, dovrei aver capito, però vediamo se riesco. Aspettate, chiudo Firefox, tanto abbiamo capito, ormai siamo pronti per spaccare tutto. Bravo mio, che fa con me che vuoi per svincere. Ah, ti sento però bassissimo, eh? Prova a parlare, girl. Senti? Ho dovuto collegare l'auricolare del telefono perché mi si scollegano le auricolare Xbox. Pronti, pronti? Ok, sì, ora ti sentiamo un po' meglio, però un po' basso. Ok, ragazzi, ci possiamo provare così. Non è che ci butta sul sole? No, ci sta facendo quasi bruciare nel sole. Però tutto a posto. Te lo dice giustamente tuo amico. Cioè, secondo me è una limitazione del gioco, però ti dice: al pilota automatico non frega un cazzo del sole. Lui ti dice solo la via più breve, anche se attraverso il sole. Ma in base a cosa? In base che non mi dovete rompere il cazzo. Ok. Vedi la luce rossa, no? Andiamo a luce rossa. Ah, c'era una guardia? Ok. Comunque se dai gas a una tacchetta non ti possono fare niente. Come avevo già notato io veramente, però. Ecco, adesso devi fare tutto gas. E poi non lo dai più. Io perché mi ero impanicato? Perché quello che hai detto te. Mi sembrava che lo stavo andando a toccare. Certo. Lo penso sia fatto apposta, eh. Sì, in teoria, da come entri, dovresti passarci in mezzo. Ok, qui le luci però sono 4, perché se non sono 3? Ma tu guarda solamente il triangolo intorno a quelle rosse. Secondo me. Ah, Tu allora andavi è... giù, quindi. E allora, vedete, è il lato fra questo sopra e questo a destra. È qua. È qui al centro qua. Ok? Ma allora non è quello più lungo. No, non è quello più lungo, è quello tra quello, il punto in basso a destra e il punto in alto. Ah, ok, avevo capito il più lungo. Ho No, 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 capito. no, no, Ok. no. E quindi è qua. Fisicamente qua. Oddio, ce n'è un altro. È qua. Vuol dire che siamo sulla strada giusta. È qua. Eccolo, non è quello? No, aspetta, non è quello illuminato però. No, no. E quindi... Bro, però aspetta. Cosa? Eccolo, no. E dovrebbe essere qua. Eccolo, Comunque dopo lo devi rifare, perché devi farlo qualcosa. eccolo, eccolo. È qua, ragazzi, c'è la nave. Sì, devo rifarlo, certo, però Però comunque... dopo abbiamo il segnale. Esatto.
Quindi in realtà sarà super easy. Ecco, dovremmo essere al Vester, ragazzi. Se ho... Sì, siamo al Vester, sì. Ve lo dico già. Yes. Oh, yes. Ce l'abbiamo fatta. Madonna, che nostalgia. Bei tempi. Madonna, poretti, guardali. Da dove si entrava di preciso, ti ricordi? Perché qui non mi ricordo dove era l'entrata, onestamente. Questa non è la capsula di salvataggio, no, è proprio il vascello. No. Si entrava da qua. Oddio, non mi ricordo. Ah, ecco, questa qua è la capsula di salvataggio. Sì. Che Ok. è stata bloccata subito. Dov'è l'entrata però? Era qua? Era È qua. lì sotto, Sì, forse? era qua, ok. Burini. Eccoci, ho dato anche una schienata. Pronti? E ok, mettiamo il nucleo. E poi andremo qua a fare la password, giusto? Che consiste in fare questo. Giusto? No, prima. Sì. No, devi Devi portare la palla prima. Si prima quelli dietro, mi sa. apre. Sì. E poi metti la password. E poi mette la password. Ok. Cacchio, lo ricordavo più semplice. No. Quanti minuti bisogna aspettare però? Saranno 10 minuti? Mi ricordo. Quanto è difficile fare questo finale? C'è uno che diceva, il gioco è veramente lungo 17 ore perché sono 7 ore. Ah, no, contrario. Ho malapena scoperto la superficie di tutto l'iceberg. Outer Wild è difficile da finire come gioco? It's quite a hard game. No, No, non è per niente difficile. no, per nulla. Ok, stavolta forse ci siamo. Quanto tempo dicevi, suggerivi di mettere, Gerla? 5 minuti? Boh, avevo detto 10, però sì, magari Facciamo facciamo 7? 5. Facciamo 7, dai. Lo Sette. sweet spot. Direi. Io? Fai un pesolino. Ma entriamo nel sogno. Ferma, che anche quella è già un bel trauma aggiunto agli altri. Sta buona. Cinque minuti, vabbè, vogliamo fare sei per non Ansia sbagliare. comunque, dice Ale. Sì. Ah, ma io questo gioco non lo Ale. conosco, quindi. Non ho capito. E non conosce il gioco, ha detto. Ah,
Forse meglio così. Si può spiegare. Meglio così. Ti risparmio sì, il trauma. Senza andare troppo nei dettagli, tu sei un Teporiano, che è questa razza di questo, questa specie, anzi, di questo sistema solare, e praticamente sei addestrato, tra virgolette, come se fosse appunto un astronauta, no? Che va in giro per lo spazio e a esplorare, ok? Solamente che dopo scopri diverse verità nascoste in questo sistema solare e niente. Verrai alla conoscenza di un'altra specie che ha vissuto qua prima di noi, quello che hanno fatto, eccetera, eccetera. Stanno un sacco cuore, spoiler. Esatto. Sembra abbastanza figo. Sì, è esplorazione spaziale, però c'è anche molta trama che però devi collegare te in base alle scoperte che fai. No, è figa, figa. Non è un gioco che mi ci metti a giocare, sinceramente. Sì, capisco. Diciamo che il gioco ti chiede molto da te. Già, i giochi attualmente che fanno nuovi non mi piace più di tanto, finisco molto più che altro quelli retro. Esatto, questo c'ha di bello proprio che va contro la tendenza dei giochi moderni. Cioè, come abbiamo detto molte volte, c'è questa preferenza nel fare giochi autoplay che si giocano da soli, e invece questo devi usare la cappoccia tua, altrimenti non vai da nessuna parte. Non ci sono missioni, non ci sono suggerimenti, cioè letteralmente come se tu stessi esplorando questo mondo e devi capire solamente te quello che devi fare, che puoi fare o che non lo so, per quanto mi riguarda potresti anche andare in giro a caso senza fare niente, a goderti il paesaggio. Esatto. Beh, dopo un po' mi onerei, diventa una palla. esatto, beh, certo, ho estremizzato, però potenzialmente puoi fare solamente quello. Sì, ti vai a vedere i buchi neri, ti avvicini al sole, provi a entrare sulla stazione al sole. Muori. Muori male. Dopo un'ora giocando. E però non gli hai detto la parte più fondamentale, che scopri ben presto di essere rinchiuso sul loop temporale di 22 minuti. Non glielo volevo dire, infatti, per non spoilerare, ma tanto non ci giocherà. È l'inizio, quello sicuro. Però più che mai è l'inizio, quindi alla fine, cioè c'è scritto sulla sinossi del gioco praticamente. Per cui penso che sia safe da dire. Sei sul loop e quindi devi capire se puoi fare qualcosa, ecco. Tu sai che hai 22 minuti ogni volta massimo di partita per scoprire nuove verità. E magari c'hai anche una certa pressione, quindi, perché magari finisci su un pianeta dove devi finire, arrivare al nocciolo di quel pianeta, scoprire il segreto di quel pianeta, che fa parte del puzzle più grande, entro comunque quei 22 minuti, se no devi rifare tutto da capo. E quindi è bellissimo. Praticamente il sole esplode, cioè sta morendo l'universo. Sì. Poi dico, a me mi piace giocare lentamente, con calma, con i miei metodi. Esatto. Ok, questo esatto. Ecco, potrebbe non essere per te. Diciamo che, no, anche visualizzandolo su Fire Emblem, semplicemente, abbiamo sempre odiato le missioni con un time limit, ecco. Sì. C'è anche giochi open world, come esempio i nuovi Pokémon che sono usciti. Mi piace esplorare nella map tutto quanto, con calma. Puoi andare a fare le missioni principali, tutto quanto. Sì, ma infatti tendenzialmente a me piacciono i giochi così. Infatti io questo qua, per quanto mi piaccia, perché mi sono vista tipo il gameplay in un giorno, vabbè scherzo, però insomma, io non lo farei mai questo gioco, cioè lo dico, lo ammetto tranquillamente, mai lo farei. Diciamo che molto frustrante delle volte. È veramente frustrante. Sì. Questo momento è veramente tosto per
per il nostro protagonista. Il silenzio che cala quando prendi il nucleo. Ma l'hai visto? Ti rendi conto? Madonna, questa cosa trauma. Madonna. Ecco, ci siamo, ragazzi. È trauma bello, però. Sì. Stavolta ma ci manca veramente, se facciamo tutto bene, di mettere la password. Le tempistiche giuste, insomma, ecco. Ah, Ale diceva sgranchisciti comunque, ha riscattato la ricompensa. Ah, sì. Aspetta, eh. Dov'è Dark Bramble? Eccolo. Potrebbe essermi utile questa azione, eh? Prima della... Attenzione che... Grazie, Ale, che hai a cuore la salute fisica del bro. Ok, ragazzi, momento della verità. È finale, e quindi godetevelo. Se tutto andrà bene, chiaramente, ecco. Mi esplode tutto. Sì. Ah, sì, vabbè, tanto ormai abbiamo visto esplodere il sole mille volte. Questo pianeta comunque si chiama Rovo Oscuro e quei pesci giganti lanterna che ti cacciano sono delle rane pescatrici. Giganti. Sottolineo. Giganti. Sì, effettivamente hanno questa piccola caratteristica che li rende speciali. Già. Yeah. Non lo tocco, vero? Non lo tocco, no? No, bro, tranquillo. È solo un dente che spunta. Perfetto. E che è pericolosamente vicino a te. Ok. Ma eri te che volevi dar fuoco alle uova? Rasabaco. Oddio. Sabaco tipo... Cioè, non so se eri te o Sabaco che ha provato a dare fuoco alle uova. Sai che non mi ricordo? Potrebbe essere benissimo da parte mia, comunque. No! No! Aspetta, tanto la direzione è questa, più o meno. Ho fatto un errore. Senti che casino. Corri. Che fa quando ci insegue. Sì, ma tanto non ti uccide perché sei sulla nave. No, no, ti uccide, che dici, Kerl? Ah, è vero. Ti ammazza male. C'è il pesce che mi segue? È sotto di te. Ho fatto un errore, ragazzi. È impossibile, veramente. Non so perché ti è venuto in mente che non ti poteva mangiare, Gerd, ma ci può mangiare, sì. Sono più grandi delle tue. Ma pesce lanterna questa, comunque. Esatto. Sì. Sì. Quello che si pesca anche su Animal Crossing. Ah, sì, c'è? Sì, mi pare di sì. Assurdo. Aspetta. Io ho l'enciclopedia completa, mi mancava solamente quel cazzo di coleottero o scarabeo dorato, merda, che si trova solamente in estate sulle palme. Madò. Maledetto. Mi mancava solamente quello. Ma cazzo. Ragazzi, abbiamo fatto un errore. Io credo che se siamo stati al Vessel adesso lo possiamo mettere semplicemente come obiettivo, sbaglio? Secondo me no, bro. No? Ma siamo stati. Però non mi è apparsa la cosa del diario, effettivamente. No. Infatti non penso. Perché tipo provaci, un cheat, tu non potresti. Vedere. Non potresti andarci. Al massimo. Fai quello scout. Aspetta. Un po' di cose ce le sta facendo vedere, eh? Il vascello, sì.
Eccolo. Lo puoi mettere? Sì. Allora è molto più facile, ragazzi. Ah, ma allora è fatta. Sì, vediamo. Io no, però. Dobbiamo riprendere soltanto il core, il nucleo. Vabbè, ti possiamo spiegare un po' la trama se vuoi vedere il finale, così non te lo rovini. Semplicemente noi siamo in questo loop perché c'è un programma che ci ricrea, ci ridà ricordi, insomma. Oh, sto andando sul sole, ragazzi. Ops. Doveva succedere, bro. Sì, deve Non succedere. potevamo finire senza entrare nel sole. Assolutamente. Come vedi è facilissimo morire. E niente, è molto semplice. Noi non è che risuscitiamo, ma i nostri ricordi vengono mandati indietro nel tempo. Vedi? C'è questo effetto. E vengono mandati indietro praticamente 22 minuti indietro da un macchinario che è presente su Gemelli Cenere. Cioè, è tipo il nocciolo di quel pianeta, isolato da tutto. C'è questa sala computer con questo tipo reattore nucleare. E quello è collegato a noi. Quindi se noi moriamo, torniamo in vita 22 minuti prima. Perché 22 minuti? Perché è il tempo che l'esplosione del Sole come supernova dà come energia per tornare indietro. Cioè, una supernova riesce malapena a farti tornare indietro 22 minuti nel tempo. La potenza incredibile di una supernova. E quindi Tutto questo ovviamente escogitato dai Romai, che sono appunto questa specie che dicevamo che è stata sul nostro sistema solare molti anni prima di noi. esatto, loro hanno fatto tutto questo progetto. E noi esplorando andiamo a scoprire tutta questa cosa. Assurda. Praticamente diciamo che la ricerca dei Nomai si basava su trovare l'occhio dell'universo, che è praticamente questo, non si sa bene nemmeno cosa, che loro erano riusciti a captare il segnale di questo occhio dell'universo e diciamo loro si interrogavano sul fatto di, cioè, è lui che ha creato l'universo, è lui che ne so, boh. Da ordine all'universo, ok. E basta, niente. Praticamente adesso noi in teoria abbiamo le coordinate per questo occhio dell'universo e quindi stiamo andando là fondamentalmente. Esatto. Stiamo recuperando il loro vascello, che ancora è funzionante, soltanto non ha più il reattore nucleare. Quindi noi togliamo il reattore nucleare che ci tiene nel loop, quindi ci tiene in vita. Quindi la Esatto. prossima morte è quella finale. Sì. Dovrebbe esplodere tipo il PC, no? Perché non dovresti più giocare dopo la prima morte vera, no? Esagerato. Praticamente sì, dovrebbe. Si dovrebbe disinstallare il gioco perché tu resusciti perché si attiva il programma Gemello Cenere. Però tu lo disattivi. Sì, in teoria è la tua ultima possibilità di trovare questo occhio dell'universo, perché cioè trovare l'occhio dell'universo coincide con la tua morte. In Esatto. realtà. Esatto. Cioè, o meglio, Che coincide bella con. vita. Sì, coincide con l'annullare la tua capacità di tornare in vita, insomma, dopo la morte. Esatto. Cioè, immaginati tu ti svegli e sai che c'hai 21 minuti di vita, però infiniti, quante volte vuoi. E tu rinunci a questa capacità, insomma, ecco. Io guardo se ci avrei questa vita così mi sarei passato tutto sul divano. 21 minuti infiniti. E beh, in quello che senso c'è di andare avanti, sempre. Mi sono scordato di dormire sul fuoco. Dormire. E quindi aspettiamo un attimo. Tanto si fa subito. Abbiamo visto che in realtà si poteva entrare a 5 minuti, quindi mancheranno un paio di minuti. E niente, quindi tu togli l'energia al tuo loop, alla tua immortalità.
per dare energia al vascello che va all'occhio, perché il vascello funziona, soltanto non ha più il reattore. Tu metti il reattore, trovi il vascello, arrivi vivo al vascello con la tua ultima vita, ci metti il reattore dentro, inserisci le coordinate e vai E all'occhio. muori. Vedremo, vedremo. Però tutto questo cioè, solamente avendo fiducia nella ricerca dei Nomai e tu rinunci praticamente al loop infinito, quindi a vivere potenzialmente per sempre, solo per la conoscenza e per proseguire il volere dei Nomai. Esatto. Che volere, che sottolineo, è molto benevolo, nel senso che loro non sono invasori, ma sono osservatori Sono rispettosi. scienziati, sì, Vuol nemmeno dire, se tu scienziati c'è la sono. possibilità di viaggiare alla velocità della luce, allora ancora quei 22 minuti valsa la pena anche di viverli, ma se no, no. No, purtroppo no. Purtroppo sappiamo orribilmente che ogni 22 minuti muori. Sono veramente, veramente pochi. Sì, pochissimi. Sì. Cioè, a me solo per andare a lavoro mi ci vuole 22 minuti, quasi. Aspettate, che non vedo più la chat da. Ok. Il supernova regna ovunque, anche qua. Ebbene, sì. Cioè, più che mai la bellezza che è una supernova, cioè. Immensamente triste, però anche bellissima. Era questo, no? Sì. Ci siamo quasi, eh? Il vascello! Abbiamo praticamente fatto, tra virgolette, una, molto tra virgolette, una speedrun di questo gioco. Cioè, abbiamo visto tutti, non li sapevamo prima e questo, per questo mi scuso, ma comunque sia, siamo venuti insieme a riscoprire come fare questa cosa folle. Inizio a parcheggiare. Dovrebbe andare bene qua, ma la metto qua. Ok. E cosa c'ha di molto forte questo gioco? Anche il fatto che sei nello spazio così, cioè non è per stomaci deboli. Perché veramente. Cioè lo senti sullo stomaco, davvero. Madonna. Ma a me non mi fa tanta impressione, tanto peso. Però si sente proprio quando ci stai giocando te. E guardandolo è Ci sono molto molto alcune diverso. scene, più che altro anche certi posti che sono pesi, eh. Poi può darsi che magari anche giocando ti fa meno effetto che a Oddio, me. sono abituato a molto più cose più crude, più violente. Quindi questo Però è un non... altro tipo, capito, di. C'è un altro tipo di ansietta, ecco. Sì. Ok, ci siamo. Solo che guardando così mi sembra che i pezzi sono talmente piccoli, il personaggio è talmente gigante, non di due. Più che mai a me hanno sempre fatto paura già le profondità marine nei giochi, per dirvi. Per cui le Quale? profondità marine. Ah, ah, ah. E quindi andare sullo spazio è anche peggio, perché, cioè, senti il marrito, insomma. A me sinceramente non so che cosa mi fa veramente proprio angoscia, proprio che mi arriva il cuore in gola nei giochi, sinceramente. Possono essere tante cose alla fine. Nave! La nostra nave!
È il momento, ragazzi. Manca solo la password. E arrivare vivi, chiaramente. Vascello. Farci mangiare. Yes. Andiamo. E quindi immagina. Vorrei ricreare la prospettiva. Immagina che tu hai giocato questo gioco per 10, 20, facciamo anche 25 ore. E adesso per la prima volta sai che quando tu morirai adesso, in questo loop, sarà l'ultimo. Non ci giocherà mai più. Esatto. Cioè, tu senti questa parte, questa musica speciale, che parte solo quando... Aspetta, si è buggato. Parte solo quando tu estrai il nucleo e te lo togli dalla tua vita, praticamente, da te stesso. E parti per il viaggio finale. È un viaggio finale che non ti dà opportunità di riprovare. È l'ultima volta che guideremo la nave, è l'ultima volta che vedremo i posti. Sì. Ok, però da si viene in malinconia più che altro. Sì. Malinconia e tensione. Cioè, io penso avrei tanto voluto avere. No, più che malinconia, tristezza, questo. No, no, fidate. No. Spento, mi stava esplodendo il cuore. Mi stavo sentendo male. Eh beh, la prima volta sì. Io avrei voluto avere il l'affare per misurare i battiti quel giorno. Cavolo. Penso saranno stati 300. Penso 130, tranquilli, 120. Ti giuro, vorrei veramente... È quel battito quello proprio quando succede una cosa che è realmente grave, eh? Però in realtà è lo stesso, eh? Beh, io quello vorrei avere quando gioco ai horror. Quanti che ti appare nel jumpscare. Esatto, nemmeno con quelli mi saliva in questo modo, te lo dico. Ok, c'è una rana, la superiamo. Più ansia. È ansia pura, gravità, ecco. Termine giusto forse gravità. Ok, stiamo per entrare dove ci sono tutte le rane sparse in giro. Ok, perché le rane okay. Santoria le pesci della terra. Il loro nome ufficiale è la rana pescatrice, però. Pescatrice, sì. Prima l'ho chiamata Rospi, vabbè. Vascello, ecco. Sono le pesce lanterne, in teoria. Sì, però penso me. Che siano... Allora, sul gioco sono chiamate rane pescatrici. Io credo che anche cioè, nella realtà si possano chiamare anche rane pescatrici. Ma guarda su questo telefono. Ok. Non possiamo sbagliare, ragazzi. Ci abbiamo il target sul vascello. Top. Però non è che te lo manda il loop e non te lo trova, no? No. Senta. non ci metta altre ansie sul piatto, per piacere, perché... Ci hanno sentiti? Beh, sì. A posto. È quello, no? Sì, ragazzi, siamo... Ci siamo. Vai, le coordinate tanto ce l'hai. Devo solo inserirle correttamente nel tempo che ci rimane. Basta. Io voglio. Dove era l'entrata? È qua sotto, no? Sì, eccola, sì. Ok. Bene. Qua sotto, come se mi venissi a indicare. Sì. Ecco, questi qua sono gli scheletri dei nomai. Sì. Poverini. Eccoci. E arriviamo sulla nave abbandonata. Potentissima nave. E inseriamo il reattore. Oh cazzo. Già. La nave inizia a rubare. Ma questo reattore chi è caduto? Quello vecchio. Sì. È quello che avevo messo prima? Quello, no, era quello che era originariamente nella nave e si è esaurito.
purtroppo. Quindi tu puoi provare a metterlo, ma non succede niente perché è vuoto. E tu porti quello del tuo loop come sostituto. Bello, bello, Bellissimo. Cioè tu inserisci il core che tu inserisci. È la tua vita, è la tua, praticamente la tua anima inserisci dentro la nave. bello. Tutto Figo. pur di accontentare l'omai, di Sì. non Esatto. rendere vana la loro esplorazione. Ok, il primo è la L. È una specie di L. È così. Giusto? Aspetta, a vedere. Sì, in teoria è questo. Devi mettere tre password adesso, Alex. Sono una più complessa dell'altra. Questa già era stronza. La prossima è molto più stronza. Così. Ora sembra facile, ma perché l'ho già fatto io. E l'ultima, Altro con ovviamente. ansia. Questa è una X. Questa è quella che E veramente l'ultima è con ansia. puoi confondere. No, aspetta. Com'era? No, Sì. una N, no? Così, no? Sì. Eccola. Sì, poi destra e su. Oddio. Messa. Quindi LXN. Sì, e adesso devo fare solo su E e ora? ha fatto, giusto? Sì, Oppure devo spostare il vai. No, core? No, ok, ci pare siamo. no. Oh, cazzo, l'occhio. Ok, adesso devo fare avanti? Devi Amore, devi scendere, penso. scendere? Mi pare di sì, eh. Non devo fare nel suo così? Devi No, uscire. No, ok. no. La porta perché è chiusa? Penso che devi scendere. Forse devo spostare la pallina. Aspetta. No, secondo me no. Così. Eccoci. Sì. Ok, siamo nell'occhio, ragazzi. Quello è il nostro sole. Oh, cazzo. Siamo pronti? Mi dispiace No. che mi sa che non incontrerai. Cioè, Gabbro, sì, sicuro. Ah, non controllo gli altri. Mi dispiace che ho perso il save, originale che avevamo. Vedi Beh, davanti alberi. sull'anima sì, perché. Cazzo. Non me lo ricordavo così inquietante. Questa parte è abbastanza interessante, mi piace. Perché tu non hai seguito il DLC. Il DLC è horror. Sì, abbastanza terrificante. Letteralmente. E poi soprattutto io adesso ascolto solo gli audio, non ascolto la musica del gioco. No? No, perché c'ho solo Discord attaccato. Cazzo, Cacchio, ma la devi peccato. sentire, te perdi tutto. Ma se attacco di anche quello dopo si sente anche sottofondo. Adesso che cosa toccava fare? Allora, adesso devi andare. Hai visto questi due spunzoni qua Sì. sopra? Devi Sì. fare in modo di arrivare là, ovviamente scendendo giù, però, inizialmente. Ricordi che devi andare giù? Scendo giù qui? Sì, e poi Ok. per gravità vai là. Ok. E poi te le devi buttare, bro. Oh, Salto cazzo. nella fede. Questo è l'occhio dell'universo. È un oggetto, l'oggetto più quantico che c'è. Quindi reagisce a un osservatore conscio, cioè qualcuno che si rende conto della sua esistenza e ha un pensiero proprio.
esso reagisce a noi. Quindi. Ed eccolo qua. Tocca buttarsi. Prego. Io. Siamo entrati. Questo sassolino è il più coraggioso dell'universo. Decisamente. Oh. Le sensazioni sono un programma spaziale fondato da Feldspato, Gossan e Scorpion alla fine di esplorare i sistemi solari ai margini dell'universo. Guarda che cuori che c'hanno. Mamma mia. Dei veri bro. I Nomai non hanno mai avuto modo di vedere l'occhio dell'universo, ma un temporaneo ha potuto raggiungerlo grazie al loro impegno e alla loro tecnologia. Oh, siamo noi quel temporaneo. Sì. Questo facciamo skipparlo. Ah, la torre radio, bro. Questo qua è nel DLC, però, eh. Aspetta. La torre radio cuore regnosa è stata costruita per ricevere trasmissioni inviate dal nostro satellite dello spazio profondo conservata in alcune ultime foto scattate all'interno del sistema solare. In questa foto rivela l'esistenza di un mondo invisibile, circondato da un anello e abitato da una specie che nel nostro sistema solare era più antica perfino di quella dei Nomai. Gli esponenti di questa specie avevano viaggiato da un sistema stellare vicino in cerca dell'occhio dell'universo, ma orripilati da ciò che avevano scoperto, decisero di bloccare il segnale dell'occhio affinché nessun altro potesse scoprirlo. Uno di loro, però, ribellandosi a questa decisione, riuscì a ripristinare brevemente il segnale inviato dall'occhio nello spazio. Poi fu catturato e imprigionato in solitudine per il suo tradimento. Anche lui non sarà dimenticato. Ma cazzo. E questo cosa dice? I Nomai sono arrivati nel nostro sistema solare seguendo un segnale proveniente dall'occhio dell'universo. Non siamo mai riusciti a scoprire il motivo della loro scomparsa. Ma noi lo sappiamo in realtà. Ti ricordi che era cambiato? Ah, certo, perché... Adesso perché non lo sai, ma... Esatto. Eccoci. Tutti i sistemi solari che muoiono, esplodono. Corri qui? Purtroppo sì. No, vabbè. Bellissima sta cosa. Ma che gli vuoi lì? Che gli vuoi lì? Cioè, è un'immagine non per tutti, insomma. Molto forte. Ora penso non sia comparso. Buio. È finito tutto. Morte dell'universo. Sì. Non c'è più niente. Oh cazzo, l'albero è quantico. No, non fare nemmeno una torcia, aiuto. Madonna che panico. Segnale identificato nelle vicinanze. Aspetta. Il segnale? Molto vicino. 60 metri. È un respiro. 40 metri. Aspetta. L'ho perso di vista però. Eccolo. Dov'è? Ma
Perché non riesco a trovare? Più che altro non deve arrivare tipo al falò. Sì. Ok. Eccolo. Un bel marshmallow che non te lo fai, e beh. Non era buono. Aspetta. Oh, mi manca. Anche te me. Già. Ora. Oh, una sedia. Bro, è comparsa una sedia. Esker. Ti piace ascoltare la musica? Sì, e qua in realtà in inglese dice non la senti una musica in teoria. Ok. C'è la musica in effetti. Allora forse li trovi tutti, eh? Vediamo. Ti ricordi qui? No. Ci dovrebbe essere tipo un'entrata quantica, bro. Spengi la luce. È tutto quantico. In Ah, teoria. sì. Eccola. Eccola. No? Torniamo. Eccolo. Bro. Non è ancora il momento. Di certo avremo bisogno degli altri per il seguito. Avremo bisogno, insomma, di tutti. Non c'è fretta, fai con calma. Ammesso che esista. C'è un cartello. L'ombra Indovina chi tranquilla. è questo? L'ombra silenziosa. Ricordi chi è? Ricordi Old Bark. Oddio. Gabbro? È Gabbro col suo poema quantico. È sempre buio. Sopra? Eccolo. Lui sempre pazzo, pazzo, matto. Sì. L'hai chiappato? C'è un flauto? Sì. Eccolo qua. Ehi, compare di anelli temporali, quindi ti stai rimettendo insieme la band, eh? Cosa? Vai a cercare gli altri. Ragionato. Sì. Mi troverai qui, non hai bisogno di me ancora. Lui è il più boss di È tutti. l'unico altro consapevole dei loop temporali, È tipo. l'unico abbastanza potente che si è accorto che esistono, insomma. Oh no! Ed è anche quello che è andato a controllare l'interferenza. E quindi tutto il DLC nasce grazie a lui. Sì. Questa è fisarmonica. Fisarmonica, sì, cioè lui. No, lui, scusa, lui. Feldspato. Che piccolo è? Era così Madonna. piccolo Felspato. Hai scoperto il mio nascondiglio. È bello stare in compagnia attorno a poco, vero? Forza, vai a prendere gli altri. Non vorrai che ti perdano l'occasione. Ti manca. Cos'è questa? Aspetta. Vai prima a cercare gli altri. No, Ah, sì. non lo so se manca qualcuno. Oh cazzo. Oh. Ricordi qui? Sì. Devo saltare, Gli E scheletri, bello. no, devi spengere la luce, sì. In teoria. O se no prova a salire. Spengi la luce. Sì. Bro. Mi sa che era corretto. Vediamo. Sì! Eccoli! Eccoli qua! Per fortuna sola non c'è. Bellissimo! Questa è la best aliena. Devo fare qualcosa qua dentro? No. Non ricordo.
cazzo? Aiuto. La vai a prendere, no? Eccola, è vero. Non me lo ricordavo questo pezzo. Eh sì. Lei è l'unica non mai che incontriamo viva nel gioco, Solanum. Viva, tra virgolette, però sì. Sì, ipotesi, devono esserci tutti prima di poter cominciare. Una volta che saranno arrivati saremo pronti per la fase successiva. Mi fa piacere che ti ricordi di me. Oh. Sì, perché in questo... Ma chi manca? C'era... La fisarmonica? Ah no, i tamburi, è vero. I tamburi? La fisarmonica mi ha preso. Qua non mi ricordo. No. Ho sbagliato? Sì, penso. Perché vedo il buio totale? Ok. Vediamo se ci ho preso o no. Tanto se è tornato il tamburellaio, abbiamo fatto bene, se no no. È tornato? No. Ho fatto male, ok. Che bisogna fare qua per prendere il tamburellaio? Aspetta che mi ricordo. Ci sono... C'è qualcosa che fluttua? E proprio non mi avvicino. Diventa buio. Ma c'è una palina bianca, io andavo a palino rosso grande. Cosa? Quando ti avvicinavi a tamburo o a telescopio, hai visto un pallino bianco, avvicinarsi al pallino grosso rosso. Sì, c'era, no, più come c'era una cosa che fluttuava. Ma non la devi prendere così. Ok. Cerchiamo di capire insieme che bisogna fare perché non me lo ricordo, ragazzi. Ecco, noi siamo al telescopio. Di telescopio. Che devi guardare. Devi fare tipo... Spengo la luce? No. Non ce l'hai tipo la sonda o qualcosa? Ah, la sonda? Sì. Oddio. Come cazzo? Ora la dovevi fare, aspetta. Perché se mi avvicino scompare tutto. Vedi che là c'è qualcosa che fluttua? Sì, devi prendere quello, però non così. Non avvicinandoti. Così, bro. No. Oh, anche il finale richiede che spremi le meningi. Ah, semplicemente devi zoomare. Qui. Devi zoomare e raccogliere da lontano. No, oh, ecco. Ok, mi ricordavo una roba del genere, infatti. Però. Mi immaginavo anch'io perché mi sembra un telescopio, devo guardare. Certo. Però col tuo devi guardare. C'è un altro suono però, ragazzi. Questo non mi risulta che c'era prima. Oddio, è bellissimo. Dio, bellissimo. Andiamo a prendere il nostro bro. Io l'ho visto. Quindi se vuoi ti dico. Devo andare sopra l'albero? No, troppo facile. No, bro. Troppo facile. Aspetta, buio. Faccio buio. Sì. Però più, un pochino più lontano. Ok. Vai. Aspetta, ma... Ok. Cosa? C'è... No, vabbè. Aspetta! Un buco. Prego. Che cazzo? No, oh, bro, guardale tutte. È da piangere. Ci sono i nomai che sono con la navicella e... Sì. E qui ci sono i nostri amici gufo. Sì. E qua ci sono altri nomai. Sono
Tutti gli altri. E poi c'è una porta. Ti faccio buio? Quindi che devi fare? Spengere le candele. Hai visto che scompaiono nei dipinti? No! Oddio. È vero. E qua? Eccoci, siamo noi, guarda. Fino alla fine, sti stronzi. Oddio. Bello. Hai visto? Era dietro di Questo è noi? DLC. Sì. Infatti il DLC è bello peso. Bello, il personaggio è dietro, dietro lo specchio. Eccolo. Figa, figa. Eccolo. Hai visto che sta Ingegnere. disparte, poverino. No, non ci credo. Guarda quanto è bello. Bellissimo. È veramente l'alieno più bello del Stupendo. gioco. E lui Il c'ha il gufo con le corno. corna, bellissimo. Bellissimo. Lui c'ha il Cioè. corno rotto, vedi, perché è ribelle, tipo. Quando mia gente trovò l'occhio e realizzò di cosa fosse capace, ne furono terrificati. Era una verità troppo difficile da accettare, e questa verità, come una luce troppo intensa per poterla fissare, li bruciò. Ciò che non potevano dimenticare venne nascosto nell'oscurità, ottenebrato e infine perduto. Non volevano che la loro storia giungesse alla fine. I miei simili non sono sempre stati così. Non abbiamo sempre avuto paura. Ho fatto quello che ho potuto per sistemare le cose, ma appartengo comunque a quel popolo, e ora sai che cosa hanno fatto. Non posso prometterti che la nostra paura non ti offuscherà la mente. Per cui devi fare una scelta. Hai la certezza di volerti ricordare di me? Bro. Il tuo viaggio è giunto a termine, hai agito bene. Unisciti a noi e vediamo che cosa succede. Beh, il bro. La prima. Sì. Non voglio ripetere gli errori commessi dal mio popolo, ma se tu corri il rischio, allora lo farò anch'io. Ma vale assolutamente la pena rifare il finale su questa cosa? Ma Aspetta. non si alza? Cioè, no, aspetta. Sì. Dov'è? Ah, è venuto! Oddio, che cuore! Io. Oddio, che cuore! Altro marshmallow. No! Scusate, l'ultimo marshmallow dell'universo deve essere buono. Ok. A posto. Perfetto. E ora Riparliamo con lui. dai, inizia la musica. Non osavo neanche sperare che qualcuno avrebbe sentito il segnale. L'ho lanciato solo per breve tempo, eppure eccoci qui. Pronti per l'ultima fase? Sì. Beh, ma non sapevi che i Numai erano là, pronti a seguirlo. Già, allora è il momento, è ora di inviare la nostra scintilla nell'oscurità. Comincio? Dai, che personaggio è? Hai Sì. visto che suona tipo violino? Bellissimo. Ce l'hai fatta, ce la metterò tutta. Guarda con che. Oh, ce la faccio. Si parte. Lui è un uomo. È vero, è nuovo. Fa la musica anche del Solanum? Sì. È bellissima la sua. Ciao Ellie, buonanotte. Buonanotte Ellie, grazie di essere passata. Oddio, ora, ma io piango. Vale, tanta roba. Io non ho ricominciato a Tanta, suonare col tanta gruppo al roba. Ma completo. Tanta, tanta roba. tu non l'avevi visto il finale, Ale? Ah, preparati. Oh, che sta succedendo? Vabbè, ovviamente è più bello di tutti il fischio. Per me. Io ero quello. Vai, bro. Eccoci.
il gioco base, Ale. Cioè questo. Cioè questo. Magari nel DLC è un altro, forse ancora più traumatico. Nova in faccia. Ma tocca aspetta la scena finale. Che è finito così? Eh sì. C'è una scena finale, sì. Sì, sì, comunque finisce così. Beh, con la fine dell'universo, giustamente, però insieme, cioè, la guardi, la osservi insieme a tutti. Sì, 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 che esplode tutto il bando, la luce bianca finale, sì. Ci sta. Con tutti i tuoi compagni di viaggio. Più che mai, cioè, scopri che l'occhio non c'è nessuna salvezza, cioè, non è una cura per... Beh, alla fine è come ogni cosa, prima poi esatto. Finisce. Esatto, quindi l'occhio... Non è nemmeno malvagio. Esatto, è naturale. Ti dà l'opportunità soltanto di assistere alla fine di tutto da cosciente, vedere tutto quanto da... Sì, sì. In prima fila, non diciamo. Non è male come prospettiva, però Jesse sa che prima o poi qualsiasi cosa finisce. Mm-mm. Possiamo skippare questa parte? Non lo so. No, vabbè, sarà lunga, dai. No, no. Beh, se skippi solo i titoli di coda, va bene. Vabbè, tanto la musica è bellissima. Ma perché non la fa fare? Vale la pena, aspettiamo un minuto perché... Ma tanto penso che si fa veramente subito. Sì. Ma Fede, una curiosità. Il nickname che c'è su Discord è per caso di Ramma? Certo, anche su Twitch sono così. Comunque sono così. Accanetendo, bellissimo, adoro. Lo spirito guida. E mi sa che l'ho visto per la serie completa su YouTube. Ah sì, c'è. Lei prende cazzo di tutti, l'amo. Vado, bellissimo. Lei è troppo una vera girl. Sì. E beh. Anche se il mio personaggio preferito, ragazzi, è Kuno. Scusatemi. Pazzo totale. Totalmente fuori, certo. Stupidissimo. Ma a me mi viene quello da ridere la scena in cui Akane incontra Ram per la prima volta. Bellissimo. Madonna, che vergogna, che vergogna. Carinissimi loro due. Certo, bravo Teo, esattamente lui. Ho scoperto di non essere da sola. Ci sono un sacco di fan di Kuno, ragazzi. E beh, Kuno è Kuno. Che vuoi farci? Da piccolina io capivo culo, pensa te. Troppo. È arrivato culo, ragazzi. Culo. Dicevo, ma si chiama culo, ma veramente? Forse no. Forse anche per quei tempi era un po' troppo culo come nome. Sì. Oddio. Per quei tempi a Cash si vedevano quelle cose. Era esagerato. Bellissimo. E... vi comporterà a sapere che ho ordinato, esce il volume di Rumiko Ward, la creatrice di Ranma, fra un mese. Escono due volumi giganti che parlano di tutta la storia di Rumiko come mangaka e ti fanno vedere anche delle storie brevi mai pubblicate che sono state nel suo percorso, oh, insomma. Bello. Esce a metà aprile, mi sembra. Sono due volumi.
preordinato. Beh, giusto così. Già pagato e preordinato. Bravo, bravo. Vabbè, non a caso Rumiko Takahashi viene definita la regina dei manga. Beh. Dove posso leggere i ringraziamenti? Anche a me. With much shout to other West player community and much pronti. Che vuol dire mod in community? Ci sono dei mod? Oddio, non mi dica, hanno creato altre storie? No. Non lo so, bro. 14 miliardi e punto 3 di anni dopo. Soltanto 14 miliardi di anni dopo. Aspetta. Io? Ma queste non c'erano nel finale che ho fatto io. Certo che no, questo qua è un gufo. Oh cazzo. Io? Finito. Stavo in chiamata con Ellie e ho detto, dai, mezz'oretta, appena staccano, gioco, vado. 2 ore di chiamata. Sì, è andata così. A posto, ragazzi. Allora, attacchiamo subito Fire Emblem, anche se giochiamo una mezz'oretta. E poi la prossima volta facciamo più bello. Ho appena visto che compariva tipo il gufo, ho pensato, oddio, sembra troppo la carta dell'eremita dei tarocchi. Troppo bellissimo. Dai, ah, no, bello. Ma tu non mi ricordo se bro hai fatto quella cosa tipo di quando arrivi al nucleo di gemello cenere. Sì. Tipo non mi ricordo com'era. Tipo levi il nucleo e ti butti. No, non mi ricordo. Tipo si apriva un buco nero e ti ci buttavi dentro, non mi ricordo. Sì. O non mi ricordo. E se tu ritornavi su gemello cenere, trovavi un te, il te, cioè una copia di te, e ci parlavi. Ma che cazzo dici? Sì. È questa la cosa che mi dicevi che mancava, che non avevo fatto, mi ricordo. Mi avevi detto che c'era una cosa da fare. Quando avevi finito il gioco base? Sì. Sì. Aspetta, lo vogliamo guardare un attimo su YouTube? Sì, vai, perché è carino, è divertente. Oddio, un po' anche ansiogena, però... Aspetta. Bellissimo, cioè tornerà... Ma non mi ricordo com'era, cioè ovviamente con le cose, cioè con le informazioni che sappiamo dovremmo saperlo, ma io non mi ricordo assolutamente. Sì, c'è tipo una versione di te. Ma che cazzo... Perché tipo distruggi, ecco com'era, tipo ti compare una scritta e ti dice hai distrutto lo spazio-tempo, una roba del genere. È sì. Tipo un altro finale. Hai distrutto lo spazio-tempo, tu torni là e c'è tipo una versione di te. Ma... Bellissimo. E quindi come la cerco? Outer Wilds? È tipo finale spazio-tempo distrutto, ovviamente in inglese, ma vabbè. Space Penso. Time Destroyed. Ora vi metto il mio... Destroying the Fabric of Space Time in Outer Wilds. Vai. Aspetta. Allora. Chrome. Vi accendo il mio Chrome. Eccoci. Perché non lo vede? Aspetta. Eccolo. Ok, vedete quello che vedo io. E suppongo quello con più visualizzazioni.
Qual è il secondo? 118.000? Tutti sei finali? Come sei finali? Vabbè. Vabbè, vediamo il secondo, dai, mi sembra quello con più visualizzazioni. Aspetta, però dura 10 Ma ce lo puoi minuti. condividere lo schermo? Ah, sì, sì. Aspetta, Ok, grazie. Se no vedo il ritardo. Dovreste vedere. Grazie. Io penso sia il primo perché dura 2 minuti, più che Ma mai. io in teoria vedo in ritardo il video. Se Sento guardi da prima Twitch, l'audio, sì. poi ritmi. Con Twitch sì. Se guardi dalla condivisione di Discord è in tempo reale, che l'ho appena messa. Ah, qua devo collegare ancora con il nostro come fa, dopo farlo in qualche maniera. Ok. Aspetta. Qualità perché così bassa? Aspetta un secondo. 720. No, 720 va bene. Oh, eccoci. Questo qual è? Penso che era questo. Vediamo. Non credo sia questo. Che sta combinando? Pensa quando sdoppia, perché qua ti fa vedere che appunto puoi sdoppiare le Sì. robe. E tu l'avevi visto questo. Guarda. Ma no, ma ti doveva succedere nel nucleo. Hai distrutto il tessuto dello spazio-tempo. Ma veramente? Sì. E dopo però, in teoria... No, però, in teoria devi trovare lui stesso. Ma Magari scrivi, che ne so, how to find a copy vabbè, comunque è un filmato of anche questo. yourself. Sì, però non è questo quello che dicevo. Però in realtà la conclusione è quella, c'è anche di te compare che hai distrutto. Dice, quando appaiono i due scout, il gioco smette di fare la musica. È come se il gioco stesso dicesse: oh no, cosa cazzo hai fatto? Sì. E poi c'è un finale che parte col kazoo, quello strumento che usava il Gabibbo. Lo senti? Sì, te trollano. Ma che cazzo? Ma ti rendi conto? Aspetta, fammi vedere questa cosa. Lui sdoppia i scout. Ma scusa, io l'ho fatta Sì, anch'io questa cosa. perché praticamente... Ma per questo ti dico che secondo me, cioè, sta cosa la devi fare nel nucleo di gemello cenere, ma non so come. E dopo trovi una copia di te stesso. Ma perché non ho visto questo finale però? Perché io l'ho fatta sta cosa. Perché forse lui l'ha fatta dopo che ha levato il nucleo? Forse? Senti, c'è la Non lo musica. so, eh. C'è la musica. Appena fai questo, smette. Sì. Cioè, hai tipo rotto il gioco, capito? Dici che si può rivertire questa cosa, si può rimandare indietro. Aspetta. Dai, fatecelo vedere. Ma perché questo fa così? Ah, per tirarsi su. Ma non può atterrare normalmente? C'è qualche trucco. È riuscito a Ma va tornare bene. indietro prima? Non lo so. Ha Oh.
ha buggato il gioco. I'm not softlocked? What the fuck? Why? Why? Che è successo? Holy shit. Vabbè, è un bug questo. Ok, basta. Come si chiama? Outer Wild? Cerca tipo... Sì, find a copy of yourself. Copy of... yourself. O clone, scrivo. Sì. Going in the black hole, the man. Space-time ending. È questa? No, questa penso che è la musica. Ma possibile che non c'è un video? Perché non so come cercarlo. Outer Wilds? Ma in realtà è il finale, quello là, dello spazio-tempo distrutto. Space Time Ending. Eccolo, forse? No, questo qua è quello che hai visto. Ma perché tutti lo rompono qua? Io non so come aiutarvi. Questo? È lo stesso? Ma lo rompono tutti qua. Lo spazio-tempo. Inquietante comunque. Molto. Eccolo. Quando i giocatori sono nel nucleo di Outer Wilds, Win, Ash. Però mi senti? Sì. Ok. Twin Ash. Loro può. Find yourself. Tipo jump. Perché vedi, era come dicevo io, loro, cioè il giocatore può saltare attraverso il buco nero. Sì. E questo triggerà un nuovo loop. E quando ritornano sul progetto gemello cenere, i giocatori incontrano se stessi. Quindi nella versione di loro stessi prima dell'ultimo, cioè dell'ultimo loop. Ok. Quindi forse non è rotto nessuna cosa spazio-tempo, mi ricordavo male io. Però come lo cerchi? Thanks, I'm deleting the game. Scusate, possiamo vedere questo che dura un minuto? Ah, sta facendo questo? Il finale. Sta facendo il finale. Muore, vero? Che sta facendo? Ma perché va qua? Non so, sta visibilmente panicando, credo. Che fa? Che fa? Che fa? Parte? Dice sul sole. Ci riesce, rido. Che sta facendo? Ma perché ritorna ai gemelli cenere? Oh! Che ha beccato? Ha sbattuto con la nave. You're dead. Dai, a tutti è successo. Vederti tenere il core e andare in giro a caso mi ha dato la vera ansia. E quindi? Ma se non ti trova col clone è impossibile. Ma che cazzo? Ma Outer Wilds? Non c'è un video. How? Per scrivere una cosa del genere che provare se stessi clone qualcosa yourself genere. Prova a scrivere yourself. Dobbiamo... Meeting yourself and destroying the fabric of space time. Eccolo. Oh, e che cazzo. Allora me lo sono inventata. Scusate, ora voglio capirlo. Ok, tu sei dentro gemelli cenere, ok? Aspetta, che ha fatto? Cioè, è saltato dentro il buco nero? È saltato dentro il buco nero del core. Del core? Ma si può fare? Sì. E questo ti crea il loop. Sì. E adesso tu devi tornare lì, giusto? Sì.
Cioè, è come hai presente il laboratorio quello là che hanno fatto vedere, no? Sì. Lo scout che si duplica. Sì. È esattamente la stessa cosa. Crei due linee No? temporali. Ok. Sì. Tu entri come abbiamo fatto adesso diverse volte prima che morissi. E trovi te stesso. Quanto fa ridere. Oh merda. Poi parla pure. Sei te. Parlate, aspetta. Parla a te, c'è scritto. Talk to self. Sì. Cosa succede? Ecco le opzioni che puoi dire. Cosa diavolo è successo? Questo è il più grande giorno della mia vita? Sei me del loop passato? Quarta opzione. Questo è diventato strano molto in fretta. Quinta opzione. Ah, la mia, questa è la mia totale. Wow. Se tu sei me, allora sono confuso quanto te. Oh merda. Fai discorsi. Oh cazzo, ma pensi che abbiamo gli stessi ricordi? E lui cosa risponde? Buona domanda, vediamo. Mi ricordo tutti i tempi in loop, incluso l'ultimo loop dove ho saltato nel buco nero qua. Cosa mi dici te? Anche io, pare che i nostri ricordi divergono, si separano all'inizio di questo loop. Certo, Stessa perché lui cosa. Esatto, è qua e tu invece sei rinato. stessa cosa, tranne che mi sono svegliato al campfire come sempre. Ha senso che una delle due versioni di noi dovrebbero iniziare dal Dal focolare, fuoco. come al solito. Cosa succede? Pensi che succeda se non salto nel buco nero ancora alla fine di questo loop? Buona domanda. No, gli ha risposto però. Se no, da dove sei venuto fuori te? Buon punto. Intendo, io mi sento molto vero. Non penso che sono un frammento della tua immaginazione o qualcosa del genere. Non sono un esperto, ma mi sembra abbastanza reale. Grazie. Mi sembra reale anche te, quindi pare che adesso siamo in due. In ogni caso è stato bello parlarti. Te, me. Incredibilmente strano, ma bello. Ci vediamo! Oh, cazzo. Dai, bellissimo. Ma quindi. Ciao Panda, buonasera. Uè, Wanda! Buonasera. Uè. Buonasera. Aspetta, no, hanno detto cose diverse stavolta, eh? Penso che gli sta facendo tutte le domande, credo. Questo è il più grande giorno della mia vita. Certo. Due di noi è bellissimo, ma è la cosa più bella? Che ne dici del Vabbè, giorno in pensa cui appunto del noi. giorno che noi Si dice tipo. Quella volta che abbiamo fatto quella moriamo. cosa, insomma. No, Ah, sto parlando ok. dell'altra cosa. Ah, certo. Ora hai capito. È stato un giorno incredibile, ma oggi è il secondo giorno più incredibile dopo quella. Aspetta, puoi reggermi la mente? Cioè, essendo te, ti legge, sa quello che pensi. Esatto. Stiamo parlandoci e non è esploso ancora nulla. Sembra positivo. Sono capito di cosa sta parlando. Oh, la cosa dell'occhio. Eh sì, quello è un problema. Lo è. Cambiando velocemente il soggetto. Sai come io e noi siamo saltati nel buco nero che ha iniziato alla fine dell'ultimo loop, vero?
Cosa succede se non salti questa volta? Penso che lo scopriremo. Vabbè, guardiamo come fa a finire tutto, dai. Questa cosa è incredibile. Ah, l'urlo, aspetta, almeno l'urlo, guardiamolo. Si sta impanicando? Oddio, è bellissimo. E quindi? Cosa abbiamo fatto? Saltare in quel buco nero è stata te un'idea terribile. Perché continui a dire Come va? Benissimo, siamo riusciti a fare il finale plus di Outer Wilds. Non ci stavo dando un centesimo in realtà a un certo punto, eh. Che succede? E invece l'abbiamo fatta. Sta per scoppiare la supernova. E quindi? Siete in due? Non dovreste essere in due? È impanicato, eh? È ancora impanicato, eh? Eccoci. Ha distrutto la membrana dello spazio-tempo. Pesissimo questa cosa. Bellissimo. E ti fa vedere come la puoi fare semplicemente qua. Ma io giuro, io l'ho fatta sta cosa, mi ricordo benissimo. Questo l'ho fatto io, giuro. Perché non è finito l'universo? Perché non c'avevi il... Ah, no, non lo so. No, l'ho fatto tutto bene. Peso. Pesissimo. Pazzesco, veramente. Dai, bellissimo. Sì. Va bene, ragazzi. Abbiamo fatto tutto. È stata una bella emozione. Ok, allora noi stacchiamo un attimo lo stream, ma torniamo subito con Fire Emblem. E quindi aggiornate la live e ci siamo. A tra poco, ragazzi. Ciao ciao. Ciao. Ciao.